poco fa ai rifiuti marini, e così via dicendo, insomma, per le altre senza politica. Quindi questa è l'idea. Allora, il processo con cui siamo arrivati alla definizione di questo programma di monitoraggio. Allora, questa architettura ha 7 blocchi, è stata in qualche modo istituzionalizzata dal comitato tecnico che è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e che è previsto appunto dal decreto 190, che ha dato in qualche modo l'ok sulla definizione dell'individuazione di questi 7 gruppi di lavoro. È stato poi individuato un ottavo gruppo di lavoro che avesse una funzione di coordinamento e gestione, diciamo, del lavoro degli altri. Chiaramente il Ministero ha dato delle indicazioni metodologiche a questi gruppi di lavoro per cercare di uniformare la loro attività e anche una checklist per verificare quanto, diciamo, i prodotti usciti dai gruppi di lavoro fossero coerenti con le indicazioni metodologiche. Scorro rapidamente questa parte, però giusto per farvi capire che all'interno dei singoli gruppi di lavoro, diciamo, sono stati rappresentati tutte le realtà principali, innanzitutto di rilievo nazionale e poi anche di rilievo locale. In pratica, diciamo, in linea generale, ciascun gruppo di lavoro era costituito da un capofila, in funzione di sostanzialmente di coordinamento, un blocco, diciamo, stabile per tutti quanti i gruppi di lavoro, costituito da un rappresentante del Ministero, uno dell'ISPRA, uno del reparto ambientale delle Capitanerie di Porto, tre rappresentanti delle ARPA, una proveniente da ciascuna sottoregione, non è stato forse finora accennato, ma la strategia marina la stiamo applicando sulle tre sottoregioni in maniera, diciamo, talvolta parallela, talvolta, diciamo, in maniera distinta, un rappresentante di CNR, un rappresentante di Conisma, e poi, a seconda, diciamo, della tematica del gruppo di lavoro, un rappresentante proveniente da altre realtà, diciamo, di interesse, il MIPA, il Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto con la classe, l'ENEA, eccetera, un listo per dire varie cose. Ecco, questi, diciamo, sono, diciamo, i nomi, vado avanti abbastanza velocemente, insomma, però per farvi comprendere che, diciamo, a questa attività hanno partecipato parecchie persone, penso si possa dire che questo sia stato uno degli sforzi, diciamo, forse senza precedenti, insomma, per la definizione dei programmi di monitoraggio nel nostro paese. Tenendo anche conto del fatto che dovevamo coprire una varietà di elementi qualitativi molto, molto diversificati. Ecco, questo è il gruppo di lavoro 8 di coordinamento di attività, chiaramente presieduto dal Ministero con il supporto poi degli enti, diciamo, di rilievo nazionale. E, diciamo, la scelta che è stata fatta di individuare questi enti, diciamo, di rilievo nazionale era quella di vederli come una sorta di vertice di una piramide alla base della quale ci fossero poi realtà locali, per cui, diciamo, il rappresentante che so del CNR doveva in qualche modo rendere conto di tutte le varie realtà che afferiscono al CNR e che operano in ambito locale. Così, analogamente. Ecco qui, le 7 piattaforme operative hanno poi, appunto, come dicevamo prima, dato vita a questi 7 gruppi di lavoro, ciascuno ha elaborato il suo piano di monitoraggio e poi all'interno della piattaforma Orto la cosa è stata ridiscussa e quindi si è arrivati a, diciamo, la proposta che poi trovate sia sul sito, sul portale web della strategia marina, sia quello che sia stata distribuita anche nelle chiavette USB che avete nella cartellina, anche in cartaceo, sintetizzato.